Prontissimi, ultima, anzi penultima puntata. E vieni, vieni, non dico da sola perché tanto. Portato per brindare, eh? Anche se poi tre ne devo prendere. Per l'ultima puntata tre. Speriamo di aprirne tutte e tre. Anche se io ho i miei dubbi. Vai, 3, 2, 1, si parte. Vuoi cominciare tu magari, Eric? Le mie promesse sono state dettate da quello che volevo fare, cioè impegnarmi in un rapporto, dando tutto me stesso, facendo conoscere a lei i miei pregi, i miei difetti. Non avevo delle certezze, però sapevo lui che volevo impegnarmi e renderla partecipe della mia vita e anche un po' adattarmi alla sua. Valentina, ci è riuscito a mantenere questa promessa? Sì, 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 sì. Ok, aspetta, allora, devo un attimo tanto. Acclimatarmi. Sì, diciamo che in realtà prima di poterlo fare mi è stato molto dietro sotto alcuni aspetti magari di, miei, di insicurezze, di... Però è vero, sì, lui è stato tanto dietro. Sì, soprattutto quando ballava con la ballerina. Dai, è stato tanto dietro però, eh. Punto di partenza non piange però Valentina, prego pure qui, manifestata con atteggiamenti profondamente diversi, no? Lei è stata tanto insicura sempre, lui è stato bravo, molto bravo secondo me. Valentina un po' più fuggitiva e un po' più evitante. Siete riusciti un po' a incontrarvi anche in questo senso? Sì, diciamo che ci stiamo venendo incontro anche sugli atteggiamenti che abbiamo. Secondo te che dicono? Quando sento, ecco, da stare in ansia per quello qualcosa, che vedo sembrerebbe faccio un bel sì. respiro, mi fermo e magari piuttosto che scappare da lui e quindi fargli io ho sempre votato un sì. Le paranoie, provo perché a spiegargli. Perché si compensano bene loro guarda, due. Guarda, mi sento così. Li vedo bene... E... Tu lo fai? Insicura, bravo, fermo. Ho capito che è importante... No, anche per lui, anche per il rapporto, fargli capire. No, però e lascia stare. Ma però che sia bello o brutto, insomma, in qualsiasi modo. Forse c'è stato un momento in cui sentivi una certa pressione, no, da parte quindi, secondo te, no, di Eric nel tentativo di tirarti fuori delle cose. Sì. Beh, sì, lui ha provato sia a tirare fuori cose, a stimolarla, a fargli fare delle cose, proprio, no, ad essere più assertive. Io sento, io penso, io vorrei che, oppure non vorrei che, no? Sì. E quindi è un buon lavoro, fatto in, lui è stato bravo. In complicità lui. E in serenità. Sì. Per te, lui ha lavorato secondo me anche più per rigido prima. Però è stata brava anche lei perché continuo cioè l'ha secondato, cioè si è lasciata, però, magari se metteva un proprio sono muro, molto. Lui non ci sarebbe inizio riuscito. Inizio a vedere delle sfumature. È stato difficile? Sì. È stato difficile a livello personale perché erano punti fermi che io non pensavo di poter mettere in discussione, così come il fare tutto da solo. Io sono stato sempre abituato a risolvere i miei problemi sempre in solitudine. Infatti credo che il grosso beneficio, il grosso lavoro che avete fatto non riguarda solamente voi come coppia, ma voi come individui, no? Cioè prima dicevi, io sono sempre stato abituato a crearmi, a fare le cose da solo. Ed è normale che sia così, ti crei sono cresciuti insieme tutti e due, te, è nel vero. Momento in cui le crei tu mi hanno stupito, bravi, molto bravi, che poi che siano che sia noi sono stati che bravi. Anche l'altra persona si debba adattare alle nostre regole. Sì. Faccio un po' una provocazione. Questa è una frecciatina di Favorito verso di lei. Non mi sento apprezzato abbastanza forte, cioè l'impressione è che allora aspetta, scusa, un secondo. Tu... Allora, hanno detto di sì. Sì. Io ho detto di no. Quindi ho sbagliato, io ho sempre detto, però c'è la puntata delle poi, vediamo se mi daranno ragione oppure no. Ok, comunque mi sono piaciuti molto, sono stati bravi. La starò gufando? Non lo so, però vabbè. Sono stati molto bravi e sì. Hanno lavorato bene su loro stessi, anche come ha detto Favoretto, come individui singoli, bravi. Ma io ho sempre detto, loro due da soli sono fantastici, insieme non li vedevo. Poi vediamo la puntata del poi. Va bene, ti lascio il beneficio del dubbio. Ok. Ah, ecco qua Pietro e Chiara. Quando in realtà non ti stanno bene, ma è come se o per rispetto nei suoi confronti o per mancanza di coraggio hai paura a tirare fuori. Molto probabilmente è una questione. Oh, è vero, lui non ha mai di parlato poi direttamente che la colpa era di lei. Alcune cose, alcuni atteggiamenti che lei ha. E no, però ne devi parlare. E quindi non faceva parlare bene perché so è uguale, che io però parlo più di te, almeno capisci.
tipo per esempio e lui secondo me si è buttato giù, guarda la bacchettata pure qua, abbiamo tagliato l'erba, che lui si è buttato giù proprio i rospi come grossi, come fare o come non fare. Io ho capito il perché, quindi è inutile secondo me magari andare a battibeccare su quella cosa. È chiarissimo, però attenzione a non confondere la tolleranza con l'accettazione. Sì. Perché no, se tu tolleri, bravissimo, e te la fai andare bene, in realtà vero, accumuli e poi c'è il rischio che questa cosa poi esploda. Male. In realtà di volontà hai rispetto, ma poi le manchi di rispetto perché di fatto non sei sincero con lei. Ora vorrei capire da te. Io ho sbagliato, mi sono sotto questo punto di vista. Ha mandato che troppo giù in silenzio. I messaggi di scarso apprezzamento, di scarsa manifestazione, visto che comunque la sessualità, il rapporto intimo si è venuto ancora a creare, abbia incentivato. Ma anche questo, c'è ragione Nada. Ma con una che ti fa un muro così, ma tu ci vuoi pensare fatto? Allora, per quanto riguarda il fatto che magari però è bloccato più da lei, secondo me c'è pure paura a fare il primo passo, perché se lo fai magari non ti rifiuta, vedo come uno scoglio tra noi, evitare il rifiuto non lo però fai, però magari alcuni luoghi, alcune sensazioni, quello magari può essere che abbiano influenzato, cioè magari un luogo che io non ho mai frequentato, per me si dicono del no, lontano da me. C'è un forte mi ha potuto un attimo destabilizzare. Che perché, quindi quando lei ti ha portato a ballare e tu hai sentito che quel luogo non ti si confaceva, non era allora, al tuo livello, hai sentito disagio? Sì, ho sentito, no, proprio vabbè, disagio. Non esageravo, dai, non era ballato, non esageravo, vieni. Vestire magari era diverso, che magari non c'entra nulla, è semplicemente una mia fobia. Ti faccio una domanda diretta. Vabbè, lo dici, però lui... Ok. Lui l'ammette. Ti sei sentito messo alla prova? Le sue difficoltà. Sì, è onesto. Ah, certo. Forse un po' sì. Altro che esame di maturità di più. Quando c'è veramente una cosa che magari non mi sta bene, sto iniziando a dire... Sembro una strega, cioè sembro quella che è sempre ti bacchetta, che no, però non no, è così. No, no, Chiara, è che... Così sei passata, è Chiara, mi dispiace, ma questo, così sei passata. Io ho notato anche nel video... un atteggiamento iniziale da parte male, di Pietro gli ha detto, molto più sicuro. È vero. Via via nel percorso ho notato la tendenza di Pietro, che è quella di sempre, cioè di sempre responsabilizzarsi di troppo. Quello che mi desta più perplessità in realtà è la risposta al primo momento proprio critico durante la reunion. Perché ti ha destabilizzato così tanto? Anche per me è difficile aprirmi. Perché si è accorta che stavano un po' dietro come coppia. Con lui ma questo sono sempre aperto al 100%. Però destabilizzato lui che lei. Visto che dall'altra parte non è stato fatto lo stesso, non so, forse questa cosa mi ha un po' deluso, mi ha un po' chiusa. Io mi sono resa conto che mi sono un po' chiusa. Cioè lei dice che si è aperta e lui no. Nell'affettività, nel dare magari un abbraccio che prima mi veniva spontaneo, però non faticavo dopo a farlo. Non è proprio quella reale. Io queste cose le avevo, anche tutte queste cose. Lui è stato sempre lineare, dall'inizio fino alla fine, così. Sì, però no, uscì un po' più di carattere. Su chiarezza, le avevo percepite. Quello che non gli andava bene. Cioè... la coppia funziona quando le persone si sentono valorizzate, quando c'è la sensazione di io e te siamo uguali e soprattutto quando mi sento capito o mi sento capita. Per soddisfare questi tre bisogni è necessario capito. Comunicare. Voi avete avuto da subito un colpo di fulmine, no? Allora, poi, pure su questa coppia abbiamo sbagliato perché poi allora, alla fine non ci credevo. Non ci credevamo. Molto strano, però posso chissà, dire il mio dubbio. Se apriremo quella bottiglia sulle poi. Posso esprimere il mio disappunto in dubbio, che secondo me è molto strano. Sto sì, però ti dico pure che lui è stato troppo, come si dice a Roma, a bozzone dall'inizio. Lui doveva parlare subito e dire quello che non gli andava bene. E lei, secondo me, vedendo lui così, se l'è mangiato proprio. Sì, allora, per me la colpa è al 60% di lei e al 40% di lui. Adesso sono pure bravo in matematica. Però il problema è questo, che lui perché non ha tirato fuori il carattere, però pure è vero che lei era molto maestrina su questo. Sì, però vedi lei. Che se magari dall'inizio lui gli dava una bella strillata fatta bene, nel senso, non strillata... Sì, doveva fare come me fare uno, che si è arrabbiato proprio. Adesso come mi sono arrabbiato, così dovevi fare. Non ero io quel giorno, ancora che insistete tutti. Non me lo ricordo, bravo. Non ero io. Le reunioni comunque sono sempre pazze. Questo programma le reunioni creano troppi di...
Vabbè, passiamo alla prossima coppia. Secondo me la prossima coppia sì, dai, la prossima coppia sì, bellissima. Dai, se ti do nome, però mi dispiace. Cioè, vi siete piaciuti, si è visto. In che modo, una domanda che faccio a entrambi, in che modo ti sei sentito più completo grazie a lei e in che modo lui ti ha completato? Ci devo mettere un po' a rispondere. Ma possiamo rispondere prima, ragazzi. Che così la faccio no, lei. No, però... A me quando penso lui mi viene in mente la parola calma. Lui mi dice sempre calma. Poi non è poco. Mi agito perché non so, non riesco a chiudere un cassetto perché si è incastrato qualcosa lui. Calma. E mi sento completa avere di fianco qualcuno che spegne sto fuoco, cioè nel senso quando vado in agitazione ho di fianco una persona che mi trasmette calma e questo mi completa sicuramente. Ci hai pensato? Mi vedo bene insieme loro. Tosta, non ci arrivo le cose con in fretta, però sei calmo. Lui è molto... Lui è basico proprio, ci piace. Sì, basico, ci piace. Insomma, è quella cosa qua che mi ha fulminato. Mario Abbis è il suo modo di essere. Ma ogni edizione è sempre più giovane. Lei proprio, fisicamente, il suo sguardo, madonna, io... Guarda lei! Ma lui per me è proprio innamorato. Ma io sono perso come... La prima volta quando ti ho guardato al mattino. Ecco, dal fatto che sei innamorato. Ah, sì, l'ha detto! Guarda, Toby, Dillo. Me stesa. Ma com'è possibile? Non avete mai bisticciato su niente? Ci potete dire il segreto? Come si fa a non litigare quando si è... Ma come fai a litigare con Eric? Tu mi dici? Sei tutto andato bene. Sì, con Eric, con Anthony, perdono. Come non fai? Perché sarà dipeso. Alla fine basta rispettarsi, basta volersi bene e si va avanti, no? 2 più 2 fa 4. Qualcosa, sei pronti? 4 più 4, 8. L'altro. No. È giusto, ma guarda. Boh, che si guardano con gli occhi dell'amore. Comunque l'ha risolta in due parole, facilissima. Allora, pure questa puntata è finita. Dai, nella, mi è piaciuti tanto. Nella storia penso che non sia quasi mai successo. Insomma, tre sì, ma c'è l'ultima puntata dove vedremo quante bottiglie si apriranno. Qualche riserva e qualche dubbio. Anche però, io, molti dubbi, comunque. Attendiamo la prossima puntata. Noi e il nostro gufo ci vediamo la prossima puntata.